quindi più avanzato. La cosa fondamentale è tanto fare un saluto tale che possiate vedere entrambe le parti senza dover scivolare, poi mentre andate al centro, loro assumono una distanza di un passo e un giorno. Un passo e un schi. Un passo e uno schi devono poter arrivare all'avversario. Quindi prima di affrontare questo studio, assicuratevi di essere nella distanza giusta, perché è inutile stare a mezzo di noi a fare la corsa. Allora, entrambi attaccano. Mentre vi difendete dal primo, dovete avere gli occhi fissati anche sull'altro, non uno, poi vi ricordate che avete l'altro. Quindi andate a vuoto il primo attacco di entrambi. Abbiano memorizzato il testo elettrico. Fatti di ampliare i campi di segno, di avere segmenti anziché zancini, la percezione spazio-temporale degli attacchi. Francesco è passato. Mentre io ho detto mi difendo dal primo, non è Claudio. Claudio. Siete morti, no? Qual è il problema? È che siete consapevoli che praticate con degli amici. Questo. Attenti a non fare intendere quando si sente dire sì, da chi non ce ne praticate con le labbra, con gioia, è vero, ma una volta acquisita la sicurezza. Perché essendo praticato con l'idea che lui è Francesco Cristiani, lui è Francesco Cipolletta, amici allievi da tanto, non vedrò mai la necessità di avere il budo, un ottimo feeling del budo. Se io invece cancello le loro facce, no? Photoshop, non so chi sono due persone che mi vogliono uccidere. Voi rimanete lì, allora vedete che la musica cambia. Intanto fatemi vedere un attacco vero contro uno che volete trafiggere lì. Dopo ci ricordiamo che era lui che era lì. Quindi, anche se accade proprio il pianino, però. Guardate il collo che vado, io ormai nelle mie mani, inutile che lo vado, non è che mi piace tanto guardare. Poi mentre mi difendo da lui, guardo l'altro perché non l'ho ucciso, che mentre proietto, che può darsi che lui abbia ripreso i giochi di attacco. Io vorrei questo da voi, questo guardo più prima quando si sono proprio gli che hanno Oh!
entrare in me. Quindi entrare. Questo punto, mentre la io faccio questo, lui deve essere
però Thank you.